Ciao a tutti, in questa playlist andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere sui monomi. Vedremo come si fanno le addizioni e le sottrazioni, le moltiplicazioni e le divisioni, le espressioni tra monomi in generale e infine anche il calcolo dell'MCM e dell'MCD. Ma prima di tutto dobbiamo partire dalle basi. È importante sapere l'ABC. Innanzitutto, che cos'è un monomio? Un monomio lo riconosciamo subito perché è caratterizzato da tre cose, che sono rispettivamente il segno, il coefficiente numerico e la parte letterale. Come sempre andiamo a vedere subito l'esercizio pratico. Nel primo il segno è più, perché anche se non c'è scritto è sottinteso e quindi è più. Mentre nel secondo monomio il segno è meno. Il coefficiente numerico nel primo è 7 e nel secondo monomio è 1/3. La parte letterale nel primo è x alla quarta, y alla seconda. Mentre nel secondo è A alla 2022, B alla terza. Quindi riconoscere un monomio è molto semplice. Dovete ricordarvi che deve rispettare queste tre caratteristiche. Ovviamente quindi questo non è un monomio. Anzi, se vogliamo dirla tutta, sono due monomi. Allo stesso modo questo non è un monomio. Perché il segno ce l'ha, il coefficiente numerico pure, ma la parte letterale è costituita da esponenti che non sono interi, perché tutte le volte che ho una radice noi sappiamo, se vi ricordate la mia playlist sulle potenze, sappiamo che quando ho una radice gli esponenti sono fratti. Quindi anche questo non è un monomio perché non rispetta la regola sulla parte letterale. Ho un esponente che è fratto e in aggiunta è anche negativo, invece io voglio sempre esponenti positivi. Bene, ora che è chiaro questo concetto, su un monomio possiamo andare a dire qual è il grado. Ci sono due tipi di gradi, il grado rispetto alla lettera e il grado complessivo. Nel primo possiamo dire che il grado rispetto alla lettera x è 4, mentre il grado rispetto alla lettera y è 2. Il grado complessivo è molto semplice da calcolare perché basta sommare gli esponenti, quindi 4 più 2 è 6. Il grado di questo monomio è 6. Nel secondo, il grado rispetto alla lettera A è 2022. Il grado rispetto alla lettera B è 3. Il grado complessivo sarà 2025 perché devo fare 2022 più 3. L'altra cosa che c'è da sapere è cosa sono due monomi simili. Due o più monomi si dicono simili quando hanno la stessa parte letterale. Quando ho monomi simili, io posso sempre fare la loro somma algebrica. Per somma algebrica in matematica intendiamo sia le operazioni di somma che di sottrazione. E il calcolo è molto semplice perché devo sommare barra sottrarre semplicemente i coefficienti numerici. E poi ricopio la parte letterale. Quindi 2 meno 5 fa meno 3, più 7 fa 4 e la parte letterale la copio. Quindi ricordatevi che nelle espressioni potete sommare algebricamente soltanto monomi simili, cioè monomi con la stessa parte letterale. Due monomi invece si dicono opposti se sono simili e hanno segno opposto. Questi monomi sono opposti perché hanno la stessa parte letterale, cioè sono simili, e hanno segno opposto perché questo è meno 1/3 e questo è più 1/3. Due monomi opposti, se sommati, fanno sempre 0. Questo era tutto quello che c'è semplicemente da sapere sulla teoria dei monomi. Nel prossimo video andiamo a vedere nello specifico come si fa la moltiplicazione e la divisione. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio anche tantissimo per tutti i messaggi che mi state inviando su Instagram e TikTok. Piano piano risponderò a tutti. Intanto grazie ancora, grazie per seguirmi e per la fiducia che mi date. Per me è un grande onore essere la vostra coach in matematica e diffondere in maniera semplice questa materia che nessuno ama. Ma in realtà, se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.